su una strada, su un XC, parti principalmente dall'assetto, ovviamente tacchette, però si evolve in senso anti-orario, okay, guardando la bicicletta da questa parte, bisogna guardarla più in senso orario l'assetto. Ah, ok, cioè, ok. Partendo anche dall'anteriore, certo. Se si acquista una bici, io consiglio sempre prima valutare telaio, componenti, canotto, sella con più o meno arretramento, in base anche all'angolo della bici che, certo, si vuole andare, sì, a acquistare. E dopo, in un secondo momento, arrivata la bici, fare l'assetto sulla bici. Io preferisco lavorare in questo modo perché credo sia molto più preciso. Atleti come me, del mio calibro, oh, ride subito, hai visto? Non ti conosce neanche. Il classico dolore, no? Mi fa male la schiena qua, nel centro. Mi, sì, sento tanto avanzato sul manubrio. In quel caso che cosa dovremmo fare? Basta. L'hai provato, eh? L'hai provato, per dire. Il problema serio è che non abbiamo neanche bevuto. Ah, fai il chuck quello professional? Aspettando Pier Francesco Rosoni, che ovviamente arriva in ritardo, parleremo di posizione in sella e biomeccanica, vero? Sì. Vai Matteo. Vero. Mi occupo di biomeccanica da 15 anni ormai, preparazione atletica nel ciclismo. Oggi siamo qui per parlare, diciamo in specifico, della biomeccanica legata all'assetto in sella per una bici da enduro, esatto, principalmente, che si differenzia molto dall'assetto biomeccanico normale che si fa per una bicicletta ovviamente da corsa o anche per una mountain bike da XC, che è totalmente differente. È differente, sì. E soprattutto sulla considerazione dell'anteriore. Cioè l'aspetto della discesa deve essere ovviamente tenuto tantissimo in considerazione e l'assetto in sella deve essere legato appunto all'assetto che la bici ha sull'anteriore. Alla gestione, sì. Esatto. Ovviamente tutto è anche forzato anche dalle geometrie della bici, no? Certo, quindi, certamente. Quindi la bici da XC è molto più portata sull'anteriore. Bassa sull'anteriore, esatto. Sì, ha uno stack più basso, ecco, questa è la cosa determinante, una cosa che non tutti conoscono sull'aspetto della scelta della bicicletta, esatto, che lo stack è una delle cose più fondamentali. Non riusciamo a spiegarlo più o meno cos'è? Lo stack è l'altezza anteriore della bici, si misura dal centro del movimento centrale in sezione verticale alla fine del tubo di sterzo. Ok. Quindi questo ci dà l'altezza anteriore della bicicletta e questo è fondamentale perché in relazione anche all'altezza sella che uno ha, ha cosa vuole prediligere anche in questo caso sull'aspetto tecnico della discesa, è fondamentale scegliere, certo, una bici con lo stack giusto. Certo, un po' anche come diciamo sempre quando si sceglie la taglia, no? Che si va a vedere anche l'orizzontale virtuale, sì, si vanno a vedere quelle varie misure per capire un attimo che taglia va bene a una persona, non solo quanto è alto, non solo che cavallo ha, ma anche poi come sta dentro la bicicletta, che c'è il reach, c'è... Certo. Sono tante misure che... Sì, le fondamentali sono l'orizzontale effettivo della bici, okay, non quello misurato sul tubo piantone, sì, sul tubo orizzontale, ma effettivo, cioè parallelo al terreno. Ok, per l'altezza sella ovviamente l'altezza del tubo piantone, quindi dal centro movimento centrale fino al fine tubo piantone. L'angolo del tubo piantone. L'angolo, ok. E lo stack anteriore della bicicletta. Quindi quelle sono le fondamentali. Sì, dal punto di vista biomeccanico. Poi dopo c'è anche un aspetto che deve essere valutato, ad esempio con il reach, per aumentare o caricare il carico sull'anteriore per la discesa. Io parlo da un punto di vista ergonomico del mezzo per la biomeccanica. Perché ecco, io quando guido, tra virgolette, mi è capitato di guidare bici corte, taglie M lunghe, però corte per me, perché comunque sono 1,82, solitamente vado su L, sì, per dire le taglie, ormai ci sono SML sulle mountain bike, non è che ci sono, certo, sì, sì, la sì, 48, la 49, già la mezza misura, non riesci più a fare. Io normalmente vado su una L, a volte mi capita di guidare una M, che comunque è anche generosa, però dopo ti ritrovi comunque stretto a guidarla, perché quello che è il reach in piedi, certo, mi trovo molto piccolo. Ti trovi molto corto. Esatto. E riesci magari a gestirla peggio in determinati utilizzi, la gestisci peggio, in altri magari meglio, ma sul guidato stretto, esatto, magari la riesci meglio a guidare. Esatto. E dopo questo è anche da valutare soggettivamente sul feeling che ha ogni pilota sull'anteriore. Oh, dove è arrivato?
Basta. La biomeccanica non finisce la posizione in sé, la cosa che magari in tanti pensano è quello che è fondamentale è anche lavorare su se stessi per cercare di avere meno fastidi, meno tecnopatie date dal mezzo, ecco. E qui mi rivieni, esatto. Tu, perché io poi mi estraneo e parlate tra di voi, perché già tecnopatie ho paura. Vabbè, un errore classico, soprattutto che riscontro su chi fa enduro, è l'altezza della sella. Quello okay. È proprio, vabbè, è il parametro più importante, ovviamente, e quindi l'altezza della sella già su una bicicletta che tendenzialmente è abbastanza alta sull'anteriore rispetto magari a altre tipologie di bici. Esatto, XC può far mettere molto carico sulla sella, certo. E ovviamente avere l'altezza sella bassa per il soggetto, questo se si fa un giro lungo anche con un e-bike, perché può capitare comunque anche con le bike, per sì, gestire sì, un giro lungo devi fare fatica, certo. Non facciamo fatica, sfatiamo un'altra volta il mito, qua. Esatto, il carico sulla sella, se hai un 90% di carico sulla sella diventa impegnativo per impegnativo. I dischi, cioè la pressione che hai sui dischi è importante. Non i dischi dei freni, no, non schiena. I dischi dei freni, parliamo di schiena, sì. E no, perché vertebre. Effettivamente prima dicevamo comunque per andare in discesa devi arrivare più fresco, arrivi possibile alla fine della salita e meglio vai in discesa, certo, no? Sì. Ovviamente il setting della bici è una parte fondamentale, sì. Ma anche come stai messo in sella, come ti sei allenato, come riesci a sviluppare determinate, fa tutto anche per favorire una discesa al top, no? Certo, in tutte le specialità ciclistiche. Sicuramente sì. Si fa molto meno caso nella nostra disciplina dell'enduro a guardare magari altezza sella, alcuni parametri. Poi anche con la considerazione dell'e-bike, che faccio meno sforzo e tendenzialmente si vede che sono molto molto rannicchiati sulla sella, proprio rimane un angolo molto ampio sulla piega del ginocchio, quindi noi cerchiamo sempre di lavorare più possibile, magari quando mandiamo via il cliente con la bici nuova, un'attenzione magari a metterlo in sella nella maniera più corretta possibile per quello che certo. Ci permettono i nostri mezzi qui, ovviamente. Certo, poi è un passaggio dal biomeccanico. Professionista fa sempre la parte sua. Vuole arrivare a determinati risultati, è fondamentale. Sì, quello adesso non tutti poi devono arrivare a un angolo di pedalata perfetto di 150 gradi, ad esempio, che magari è più facile riscontrare in altre specialità, però magari se dai 150 gradi ci troviamo, come spesso mi è capitato nelle rilevazioni, a 130. Vabbè, certo. Chiuso, sono perché. Centimetri di altezza sella che sì. Fanno tanta differenza. Molti infatti preferiscono pedalare bassi perché c'è il reggisella che magari sì, dopo che quando fastidio. Vai in discesa ti rimane troppo alto. Sì. Piuttosto che andare magari a cercare di modificare il modo di guidare per avere una pedalata giusta e avere un reggisella che comunque non ti dà fastidio. È la questione d'attenzione proprio sul nostro sport che tendenzialmente si ha per certo. Quello che è la discesa. Sì, però adesso poi ci sono tanti accorgimenti, cioè ormai da anni, nel senso telescopico. Sì, 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 sì. Cioè anche solo la possibilità di alzare o meno il canotto sella, tanto sì, non sì. C'è un tempo per forza, oltre un tempo, c'è un tempo massimo da rispettare. Non è una roba cronometrata. Non è una cosa cronometrata nella salita, quindi certo. Si può gestire questo momento in maniera sull'altezza sella molto rapida, sì, ecco, diciamo. Sì. Quindi secondo me conviene molto, cioè conviene farlo perché il giro, diciamo, viene molto meglio se chi fa la gara la gestisce molto meglio. Così poi anche come la larghezza del manubrio. Sì. Così anche come l'attacco del manubrio. Cioè, ecco, la larghezza del manubrio, soprattutto sull'enduro per la discesa, voglio sfatare un mito della larghezza delle spalle legata per forza alla larghezza del manubrio. Cioè questo è molto più legato, diciamo che è nato dalla strada principalmente, okay. quindi era il manubrio da corsa, questo. Già sull'XC in mountain bike ci sono chi molti... Chi la pensa in un modo, chi la pensa esatto, in un altro. Esatto, nel senso che il feeling comunque che devi avere sull'anteriore è tuo ed è personale. Ok. E questo va rispettato sempre, soprattutto se abbiamo anche una persona che ha esperienza, cioè ha già fatto dell'esperienza sia sul mezzo o ha un'esperienza passata. Sì, certo, se tu arrivi a uno bike. Che magari ha 10 anni che guida un manubrio da 78 esatto. E tu gli dici guarda sarebbe da 72, quello ti dice aspetta no, certo, non riesco più a guidarla certo. Dopo. Esempio, io correvo, vedevo gli austriaci, i tedeschi che ai tempi quando c'erano anche le 26 ad esempio, okay. Che era ancora più eclatante la cosa, giravano con dei 58-60 dritti di manubrio e dei colombiani con delle spalline larghe così che giravano con dei manubri dei tempi larghi. 68 che erano manubri 70 certo.
che erano larghi perché si sentiva, avevano molto più feeling in quel modo lì e magari avevano anche più difficoltà in discesa. E da questo dopo bisogna anche dedurre l'assetto sulla sella che conviene, certo, fare per il soggetto, ecco. È per questo che dicevo, infatti ogni modifica che si va si va, cioè, sì, si riperpode su un'altra, non è che qualsiasi cosa, sì, un po' come sulle sospensioni, un po', sì, cioè, come su tutto ovviamente. Ma diciamo che la preponderanza dell'anteriore bisogna valutarla molto meglio in questa specialità, nel senso che su una strada, su un XC, parti principalmente dall'assetto, ovviamente tacchette, però diciamo si evolve in senso antiorario, okay, guardando la bicicletta da questa parte bisogna guardarla più in senso orario l'assetto. Ah, ok, cioè, ok. Partendo anche dall'anteriore. Certo, quindi la biomeccanica è completa, sì, su tutto, sì, sia dall'impostazione, sia dalle varie componenti, sì, ma anche dal punto di vista muscolare, no? Certo, la flessibilità ad esempio è una cosa che viene poco diciamo allenata spesso, sì, da solo la flessione del busto è, sì, l'indice di Tassuolo è un parametro determinante. Struttura fisica, una cosa che viene molto tralasciata proprio anche sul nostro sport adesso momentaneamente, su, beh, sì, ok, Ghillie Bike è il mezzo che ha permesso a tutti di ricominciare ad andare in bici, certo, ma senza tralasciare comunque sia un allenamento fisico, una struttura, però, fisica adeguata. Per, certo, quanto il biomeccanico ti possa mettere con le misure corrette, ma se tu vai in cifosi, ti metti in posizioni strane, come ti bassi, il lavoro del biomeccanico è vano poi, giusto? Certo, penso, cioè diciamo non ha tutti i frutti che uno può avere, esatto, perché spesso capita, sono messo in bicicletta e in automatico deve sparire tutto. Magari si attenua, però se tu hai delle problematiche posturali non, certo, puoi aspettarti che col solo assetto si risolva tutto quanto. Una rotazione di bacino magari dopo non la sentirai dopo un'ora e mezza, ma dopo tre ore la senti certo, comunque, te lo ritrovi, sì, perché se hai una problematica posturale prima o poi esce, eh. Sì, assolutamente. Difatti bisognerebbe curare tutto a 360 gradi, dalla guida alla biomeccanica, alla postura, all'allenamento fisico. Quindi una posizione in sella ben curata, una visita biomeccanica, un paio d'accortezze su un minimo d'allenamento per poi andare a gestire e far fruttare, come diciamo sempre, sì, l'investimento che facciamo. Quindi uno compra una bici, fa un investimento, è inutile andare come fosse, certo, un motorino, perché non ti ritorna niente. Uno fa una visita biomeccanica, fa un investimento, ed è inutile andare a farla se poi ognuno non gliene frega niente di andare a mantenerlo. Fisioterapista, certo, costa. E andare dal personale, andare in palestra, fare un investimento. Quindi tutti piccoli investimenti, o piccoli o medio piccoli, che comunque portati avanti nel tempo portano ad andare molto meglio e sfruttare meglio quello che abbiamo comprato. Sì, no? Mezzo, certo. Adesso, dopo è molto più divertente. Ci si diverte di più. Molto, eh, più ci sicuro, si diverte di più, esatto. Molto più gustoso e ti fa venire voglia proprio ad andarci dopo. Sì, il classico dolore, no? Mi fa male la schiena qua, nel centro. Mi, sì, sento tanto avanzato sul manubrio. In quel caso che cosa dovremmo fare? Vabbè, la prima è l'altezza sella da valutare. Okay. Quella è fondamentale. Come dicevo prima, è uno dei principali errori, è quello dell'altezza sella spesso bassa. Il fastidio può venire in tutti e due i casi, sia se è bassa sia se è alta. Okay. Perché quindi se è bassa per un discorso di carico, se è alta o c'è una poca elasticità può venire per un'eccessiva oscillazione del bacino, perché il lombare in bicicletta diciamo fa due funzioni, che una è quella dell'oscillazione del bacino, sì, e una della flessione del busto. Quindi se c'è un lombare poco elastico, magari un, certo, dico ad esempio un iperlordosi, cioè la schiena molto curva accentuata, ecco lì è una valutazione da fare con molta cura, perché spesso l'altezza magari va tenuta un po' più bassa di quella ottimale, certo, perché nel lungo periodo si può sentire facilmente il, certo, problema. O c'è un flessore corto, ecco ad esempio questo è un altro. Sì, ovviamente se qualcuno ha delle problematiche specifiche, certo, da rivolgersi dal professionista, però, senza ombra di dubbio. Già avere la gamba completamente distesa con il tacco appoggiato sul pedale può essere un'indicazione, un'indicazione di massima, primo assetto di, sì, di massimo, primo assetto. Un, okay, po' come quando si fa il sag alle sospensioni, sì, in fase statica, lì mettiamo il piede col tallone sul pedale, gamba tutta dritta, orientativamente abbiamo un'altezza sella che può andare bene, giusto? Sì, esatto. Poi valutata come viene tenuto l'ammortizzatore posteriore, certo, soprattutto vabbè, in salita, certo, perché non tutti lo tengono chiuso totalmente, no, non ovvio, tutti no, certo, lo tengono semi aperto, questo sì, è un altro quasi aspetto. Eh sì, perché è quei un centimetro e mezzo te lo giochi tutto, quindi devi considerarlo. Sì. Diciamo che linea di massima noi facciamo posizione pedalata, pedale flat con la scarpa
sì. metatarso, centro perno, sì. che il ginocchio comunque sia rimanga in protezione, l'articolazione, quel pochino senza sì, stendere certo. completamente la gamba. Certo. Dicevamo ovviamente. Prima, no? Sui 150 gradi è una posizione ottimale, giusto? Sì, all'incirca 150 gradi certo. ottimale, però la maggioranza delle persone lavorano dai 143-144 fino ai 150 gradi, però questo... Ovviamente 180 vuol dire gamba dritta. Sì, no? okay. sì esatto. No, esatto. Invece dalla sella al manubrio c'è un qualche scamotage per capire? Allora, ecco, dalla sella al manubrio questo ad esempio è l'aspetto più difficile da regolare su una bicicletta da enduro. Certo. Primo, perché bisogna tenere in considerazione sull'anteriore come lo vuole il guidatore. Un fattore potrebbe essere le leve, le braccia da sì. tenere in considerazione. Ad esempio un aspetto anche che in tanti non fanno per compensare, diciamo, un busto poco flesso in bicicletta, la flessione degli arti è fondamentale anche in salita, sì. non solo in discesa per ammortizzare, certo. ma anche in salita per togliere carico dalla schiena. Sì. Sì. Quindi caricarsi volontariamente noi sull'anteriore sì, esatto. e non cercare di scaricare il esatto. peso dietro. Esatto. Sì. Questo è già molto interessante. Non eccessivamente, se no domani vediamo tutti, sì, dopo tutti in bicicletta così. Fondamentalmente è quello che capita quando ci sono delle salite toste, no? Sì, per sì, evitare che l'anteriore si alzi la bicicletta, sì. ci si tira in avanti. Gomito basso, schiacciati prima di fare lo strappo duro, prenderlo subito così, perché questo aiuta molto a mantenere l'appoggio sulla sella e non scivolare in avanti. Sì. Tirando, non solamente appoggiandosi al manubrio, ovviamente. Certo, certo, tirando il più possibile verso il basso, verso però il basso. Diciamo, non esatto. quindi a differenza della posizione. Io quando trovo questi strappi duri basso così, ho visto addirittura atleti di alto livello invertire la presa del manubrio, prenderlo da solo. Addirittura sì, riesci a creare più forza perché sfrutti più muscoli, sì. come se fai la trazione inversa. Esatto, ho visto anche parliamo visto di anche estremi questo. Però sì, cioè, caso eccezionale quello. Ecco, sì. un altro aspetto da valutare con l'ammortizzatore, la flessione dell'ammortizzatore e l'inclinazione della sella di conseguenza, perché quella che andiamo a misurare in scarico non è quella che tu avrai in carico, e questa cambia il baricentro e il carico che andiamo a portare sull'anteriore della bicicletta, e quindi sgravare la schiena, quindi averla un po' più inclinata magari. Però può essere un tentativo in automatico, esatto, un tentativo non fino a scivolare ovviamente, perché sennò dopo abbiamo una reazione opposta del bacino che va in chiusura, però può essere una delle soluzioni. Selle, questo è, si apre un mondo, lo so, maniera che ne so, che fa male, le tocchiamo piano. Quello che si può valutare principalmente è la larghezza dell'appoggio ischiatico, okay. ecco. Però non è tutto lì, perché dipende anche dalla flessione del busto che uno ha proprio sulla bici. E come ti muovi, no? Sì, infatti, per dare, che ne so, magari una chicca entro in un negozio, conosco già magari la mia larghezza delle osse ischiatiche, so che ho una 143, la butto lì. Tu comunque in visita biomeccanica tutti questi dati li dai. Sì, sì, certo. Quindi certo. se quello... esatto, vuole cambiare la sella, sì. Guarda, ho fatto la visita da Matteo, ma mi ha detto che ho una larghezza La larghezza X, della sella che devo prendere... È questa. Quale ti piace? Dopo da lì, dopo in base al modello che uno piace, stando sempre al fatto che sulla larghezza possiamo valutare, sulla forma dello scafo possiamo dare un consiglio, ad esempio un bacino iper stretto, è sconsigliato avere uno scafo che rimane molto largo fino alla fino alla parte anteriore, perché ovviamente quando cerchiamo di arrivare al pedale la testa del femore proprio batte sulla sella, quindi male, dopo sì. non abbiamo un appoggio ottimale e può succedere che dopo abbiamo un fastidio al perineo, quindi lì magari una sella più scavata, diciamo, aiuta a migliorare l'appoggio sul posteriore, ecco. Quindi in visita biomeccanica abbiamo, diciamo, l'accesso a tanti dati. Sì, tanti dati che servono, sì, tu prendi, fai, modifichi tutto quello che è sulla bicicletta, dai comunque tutti i dati al cliente, sì, e almeno il cliente può andare a comprare certo. quello che serve, ma certo. magari l'attacco manubrio piuttosto che sì. no? quindi è completa come io cosa. Do sempre sia le misure della bici, del telaio, dei componenti, che
quelle legate all'assetto, tenendo sempre in considerazione il fatto che se dopo si cambia bicicletta, l'assetto sulla bici è una cosa molto legata al mezzo stesso. Come dicevamo prima, che delle sospensioni stesse cambia tutto. Sì, se si acquista una bici, io consiglio sempre prima valutare telaio, componenti, canotto, sella con più o meno arretramento, in base anche all'angolo della bici che si vuole andare a acquistare, e dopo, in un secondo momento, arrivata la bici, fare l'assetto sulla bici. Io preferisco lavorare in questo modo perché credo sia molto più preciso. In altri modi si fa sui simulatori, però l'assetti fatti sui simulatori secondo me hanno molti margini di errore. Ok, una cosa sola, più o meno una cosa globale, quanto costa? Quanto può costare adesso? Allora, tendenzialmente no, costa 10.000 euro. No. Una visita biomeccanica completa con la, diciamo, il prima e il dopo è sui 200-220 euro, okay. Cioè il pacchetto di entrambe le cose, cioè la scelta iniziale della bicicletta più l'assetto sulla bicicletta, quindi sono due visite, diciamo. Certo. Quindi è globalmente. Sì, 200, è una cosa dove 200. Non risparmierei di sicuro, perché esatto, stare bene in sella evita veramente tante noie durante il tragitto, quindi durante l'allenamento, che deve essere anche un po' una goduria, rilassarsi, quindi i dolori di schiena alle ginocchia non sono piacevoli. E ripeto che il fisioterapista comunque è caro. Sì, è fondamentalmente è tutta una catena, no? Stiamo vedendo che comunque spendere un pochettino su quello che ti mette a posto la sospensione. Sì, un investimento iniziale magari. Un pochettino su quello che fa la biomeccanica, spendere un pochettino su quello che fa l'allenamento, ti fa una scheda, no, da seguire, ma anche non invasiva, però per mantenere anche il discorso che dicevamo sul ma poi si completano. Si completano come? Si completano con molto più divertimento, molto più molta più sicurezza in bicicletta e secondo me bisogna andare avanti di pari passo con tutti i componenti. È inutile prendere una bici da 12.000 euro che è un missile e poi magari non ti alleni mai, non sai neanche che altezza di sella hai. Quindi prendere una completezza di cose secondo me porta tutti a divertirsi di più. Sì, sono d'accordo. Non ho la bici? Sì, certo. Faccio prima la visita da te. Già detto l'ha prima, spiegato te. Prima. Conviene fare la visita prima. Tanto perché la bicicletta, comunque, per fare la spesa, conviene fare la spesa corretta di un telaio giusto. Poi si possono scegliere anche i componenti: il canotto sella, la sella, l'attacco manubrio, la larghezza del manubrio. Un po' più forse più generica sulla strada e sull'XC questa cosa, forse. La cosa importante è avere anche un colloquio con la persona, cioè magari su anche qual è, diciamo, il suo passato a livello ciclistico in enduro. Questo è fondamentale, cioè. Però lì magari perché se è una persona entry level è importante, secondo me è molto molto importante. Se una persona che ha già avuto un'esperienza, quindi magari sa già anche quale taglia di telaio, ma guida anche quale meglio. Bici vuole, esatto, quale guarda, bici io ho queste due o tre bici, cosa sarebbe, quale sarebbe più meglio per me, più adatta? Sì, ecco, da allora quello lì, ok, uno che inizia per dire bici da corsa, allora gli devi dire, secondo me gli devi dare un mare di dati. Sì, però anche sull'enduro comunque capire dalla persona come che guida approccio che approccio ha alla bici. Questo è fondamentale. Anche l'utilizzo che ne va a fare, l'utilizzo che ne va a fare, e dopo da quello dare un consiglio sul telaio giusto, sui componenti soprattutto, perché qui difficilmente sul telaio di una bicicletta da enduro si sbaglia proprio la taglia, più che altro sono i componenti. Tacco manubrio, e poi se c'è da modificare poi un attacco, quali componenti in relazione, perché una persona può anche dire io guido meglio con la taglia più piccola, per dire. Ha questa, diciamo, convinzione e idea di fare questo, no? E i percorsi che faccio preferisco così. Ok, da quello però dopo dobbiamo avere un assetto il più possibile che ti permetta di stare, diciamo, su quella bicicletta, ecco. Va bene, allora ci vediamo al prossimo talk. Grazie Matteo. Grazie a voi. Grazie. Ciao. 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 Va bene, no? Dai, direi che sono andati bene. Bellino, così, non è una testa di cazzo. Io basta parolacce, lui cosa? Lei lì abbiamo una posizione più definita. Sicuramente sicuro non rischi di mobile. Esatto.